Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo speciale di MTB Gran Fondo. Sono in bicicletta oggi perché mi trovo a San Vigilio di Marebbe, sono in Alto Adige, in provincia di Bolzano, per andare alla scoperta oggi della Kronplatz King MTB Marathon. Con me c'è Maurizio Kaslungar. Maurizio, innanzitutto grazie veramente di cuore di ospitarci oggi e farci scoprire i punti più belli della Kronplatz King. Sì, grazie Carlo, un caro saluto a tutti i telespettatori. Andremo a scoprire qualche punto più spettacolare della Kronplatz King, punti che magari in gara o nei video non si vedono tanto spesso. Abbiamo l'occasione speciale oggi con un tempo splendido e andremo, ci accompagneranno anche Rul e Anna, ma intanto andiamo da Werner Kall che ci racconterà un po' più in particolare, in dettaglio, le caratteristiche di questa zona. Ma io non vedo l'ora di andare ad incontrare Rul e Anna Oberparleiter, due grandi campioni delle ruote grasse che oggi ci faranno compagnia alla scoperta della Kronplatz King. Ma prima, come diceva Maurizio, andiamo a scoprire un po' questo bellissimo territorio che è San Vigilio di Marebbe e il Kronplatz. Werner, grazie innanzitutto di ospitarci in questo splendido territorio, un territorio veramente unico qui in Alto Adige. Siamo veramente nel cuore della Ladinia, quella più vera. Esatto, benvenuto a tutti, è un piacere essere qui con voi. Siamo a San Vigilio di Marebbe, come già detto, zona ladina, questo popolo antico che siamo stati i primi in Alto Adige nella zona. Siamo appunto nel cuore delle Dolomiti UNESCO, patrimonio naturale dell'umanità, quindi un territorio molto particolare. San Vigilio ha questo vantaggio di essere una strada chiusa, bisogna arrivarci per chi vuole raggiungerci e hai diciamo l'entrata di questo bellissimo parco naturale, ai piedi anche del Plan de Corones, stazione sciistica conosciutissima in Italia ma anche nel mondo per le bellissime piste larghe e lunghe che si trovano direttamente sci ai piedi da San Vigilio. Diciamo la bellezza di San Vigilio è appunto avere questi parchi naturali vicini, che uno è il Fanes e Nes Braies e l'altro è il Puez Odle, e siamo appunto nel cuore, nel territorio più ampio del Dolomiti UNESCO di tutto l'Alto Adige. Numerosi percorsi per la mountain bike, anche per le escursioni, ottimi, bellissimi rifugi che potete venire a visitare. Venite anche al centro di San Vigilio, che è un centro di 1800 abitanti, abbiamo una bella offerta di negozi, di bar, ristoranti, ma anche strutture per l'accoglienza e una generosa e anche una calda atmosfera di accoglienza che possiamo proporvi qui nel cuore delle Dolomiti. Grazie Werner. Maurizio, cosa dici? Andiamo a raggiungere Rul Paulissen ed Anna Oberparleiter che ci stanno aspettando per accompagnarci nei trail più belli della Kronplatz King MTB Marathon. Anna, Rul, è veramente un piacere trovarvi qui a San Vigilio di Marebbe. Tra l'altro voi siete abitate proprio da queste parti, quindi questi sono proprio i vostri territori anche di allenamento. Anna, innanzitutto parliamo un po' di quello che è stata la tua stagione in mountain bike. Non è ancora finita perché c'è ancora il ciclocross. Ciao a tutti. Sì, queste sono le nostre zone dove ci alleniamo sempre. È un territorio stupendo per fare tutta la tipologia di allenamento sia in salita che in discesa. E sì, le gare non sono ancora finite perché faccio ancora un po' di gare di ciclocross e la stagione va avanti.
Ho fatto qualche gara di Coppa del Mondo e-bike, ho fatto dei bei risultati e sono riuscita a vincere anche il campionato italiano e-bike quest'anno. Ruul Paulissen sicuramente non ha bisogno di presentazione, un grande campione delle ruote grasse, una carriera ricca di successi dai campionati del mondo, dalle marathon più importanti. Innanzitutto grazie anche a te di essere qui con noi oggi. È sicuramente bello collaborare con Maurizio per la Kronplatz King e oggi sarò molto felice di accompagnarvi sui sentieri di casa. Ruul, parliamo anche un po' di quello che è stata la stagione sulle ruote grasse tua, perché non hai abbandonato del tutto la mountain bike, anzi quest'anno è stato ricco di successi per te. Sì, sono un paio di gare, mi piace ancora allenarmi e fare qualche gara. Quest'anno ho corso la Dolomiti Superbike, la Kronplatz King, la 100 km dei Forti e questo per me è già abbastanza. Grazie Ruul, grazie Anna, ci accompagnerete per qualche tratto della Kronplatz King e Maurizio, cosa dici? Mi tolgo l'antivento perché è uscito anche il sole, oggi sarà una giornata molto calda per noi. È ora di andare, adesso andiamo a scoprire un po' i punti più spettacolari della Kronplatz King. Kronplatz King MTB Marathon parte da San Vigilio di Marebbe sotto il caratteristico campanile in pieno centro storico in direzione Cima Or per affrontare poi la prima salita di giornata sul Monte Rit. Maurizio, uno spettacolo il panorama anche da questa parte, siamo nella vallata del comune di La Valle, giusto? Sì, siamo nel comune di La Valle, abbiamo scollinato su Arit, scesi giù a Beirunk dove ci aspetterà la seconda salita, panorama fantastico, qua alle mie spalle abbiamo il parco naturale di Puezodles, di fronte il parco naturale di Fannesenesbraes, e poi qua sulla destra in fondo anche la Marmolata, perciò una chicca, un gioiello che in gara pochi avranno il tempo di assaporare, però comunque sempre un bellissimo posto. Anna, un parere tecnico fino a questo punto della gara, un tuo parere tecnico? Sì, abbiamo appena fatto la prima salita della gara, che è importante non partire troppo forte perché se no poi se è comunque dura e la gara è ancora lunga. È bella, pedalabile, però è sempre dura. A Ruul vorrei chiedere invece da qui in poi cosa ci aspetta. Spero niente di troppo difficile, soprattutto per me. Adesso ci aspetta una bella salita ripida e poi proseguiremo in discesa. Sicuramente ci divertiremo nei free ride fino a San Vigilio. Siamo fermati un attimo, ma Maurizio, Ruul e Anna che fine hanno fatto? Ma non lo so, si vede che li abbiamo staccati, sono rimasti indietro. Lo vedo improbabile, secondo me sono già sul free ride poco sotto qua. Infatti Maurizio, a che punto siamo della gara? Sì, qua siamo al Pizza Place, al primo ristoro e proprio rimbocco anche del
la prima discesa free ride, il Piste Plyce Trail, come si chiama. Un bike park divertentissimo, piace a tutti. Tra l'altro il Piste Plyce è anche conosciuto per gli sciatori, perché anche qua parte la famosa gara femminile mondiale sulla Erta, una gara di gigante ormai conosciutissima nel mondo, è una delle più belle gare. E magari avremo anche modo più tardi di approfondire anche un po' questo aspetto invernale anche della località in cui siamo. Maurizio, ci facciamo il free ride, poi andiamo ad incontrare il comitato organizzatore, un rappresentante del comitato organizzatore che tra l'altro mi pare che conosci molto bene. Sì, andiamo a incontrare il presidente della Plan Events, organizzatore della gara di Coppa del Mondo femminile gigante sulla Erta. Però lo conosco bene perché mio fratello, sarà un po' un difetto di famiglia. Comunque, prima di incontrare lui ci gustiamo questo fantastico Fuccia Trail e poi andiamo ai piedi dell'impianto a incontrare Danny. Sì, Maurizio, perché il Kronplatz è famoso non solo per la mountain bike e la Kronplatz King MTB Marathon, ma anche per lo sci, mi pare. Soprattutto per lo sci. Maurizio, sei stato veramente velocissimo sul freeride, ma tu lo conosci molto bene. Sì, Carlo, lo conosco molto bene anche perché l'ho costruito io. Comunque, ti è piaciuto, mi sembra, insomma, avevi un po' di difficoltà a starmi dietro, però hai dato il massimo. No, guarda, è fantastico perché basta lasciare la bici e lei va. Peccato che l'abbia scoperto solo alla fine. Lo rifacciamo? Beh sì, forse dopo, quando abbiamo finito le trasmissioni. Intanto ci troviamo qua al Piste Plyce, al Chaney, alla base della Erta, la famosa pista di sci della Coppa del Mondo. E guarda caso, come ho detto prima, abbiamo anche qua Danny, mio fratello, che è presidente del comitato organizzativo Alpine Events, organizzativo che organizza la gara di Coppa del Mondo femminile. Danny, proprio qua alle nostre spalle abbiamo la pista dove si terrà la Coppa del Mondo femminile, è un grande evento proprio qui a San Vigilio di Marebbe. Sì, una pista che prima la chiamavano la del Bonde delle Donne, invece adesso ha ricevuto il nome ufficiale di Erta, devo dire pista ripida, piace tanto alle donne. Siamo di nuovo in calendario l'anno prossimo, il 30 gennaio, la prima edizione l'abbiamo avuto il 2017 dove ha vinto la Brignone, penso che qualcuno si ricorda anche di questa data molto importante, e abbiamo tutti gli anni avuto una italiana sul podio, a parte quest'anno sulla gara di recupero che la Bassino per poco non riusciva anche lei a mettersi in podio, quindi ne andiamo fieri di questo evento e speriamo di portarlo avanti sempre bene. Quindi vogliamo ricordare l'appuntamento anche solo per assistere alla Coppa del Mondo in diretta live qui a San Vigilio. Beh, assolutamente, il 30 gennaio 2024 non dovete mancare, dovete accendere la televisione, guardare la nostra gara delle nostre principesse come scendono questa Erta che è difficile, dura, impegnativa ma bellissima. Sicuramente bellissima, come bellissima è la Kronplatz King MTB Marathon. Grazie Danny per le tue preziose informazioni. Maurizio, cosa dici? È difficile questa pista, ma è difficile anche la salita che ci aspetta adesso? Ma sì, adesso la salita che ci aspetta adesso è durissima, sono oltre 1200 metri di dislivello in un fiato. Comunque ci sarà da sudare, adesso vediamo come ci arriviamo in cima. A dopo allora. Ma prima di salire in cima al Kronplatz, il percorso si dirige verso Tamersk. Sono 13 km in leggera salita, con lunghi tratti in ciclabile da affrontare in velocità e tratti in single track nel bosco. Molto divertenti.
Da Maersk è la porta del parco naturale Fanes Senes Braies, il parco più esteso dell'Alto Adige, con cime che raggiungono i 3.000 metri. Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Maurizio, ci vuoi illustrare innanzitutto questo bellissimo paesaggio? Dove siamo e a che chilometro della gara? Sì, siamo al chilometro 30 della gara, al secondo ristoro della Kronplaskin, Damers, nel parco naturale di Fanes Senes Braies. In questo prato qua io da ragazzino con mia nonna, i miei fratelli e i miei cugini ci trascorrevo l'estate. Eravamo in una casetta là in fondo, senza acqua e senza elettricità. Oggi ci farebbero i reality, noi invece ci facevamo le vacanze estive. È veramente una meraviglia, una storia veramente da raccontare. E qui passerà proprio la Kronplaskin e fermatevi, se avete un po' di tempo, non avete velleità di classifica, ad ammirare anche il paesaggio, perché veramente merita. Anna, com'è stata fino a questo punto il test della Kronplaskin? Finora abbiamo fatto due salite, una un po' più corta, una un po' più lunghetta, e poi ci aspettava una bellissima discesa del Pizze Plaies, dove uno si può divertire, e tutte curve in contropendenza, da stare un po' attenti. E poi c'è tutto questo pianolo qua con sentierini, con radici, che c'è da stare attenti che si scivola e poi inizia la salita vera e propria. Ruul Paulissen, con te vorrei che dessi qualche consiglio utile a tutti i biker per gestire la gara fino a questo punto, perché da qui poi inizierà anche la lunga e dura salita al Kronplaskin. È molto importante mangiare e bere in questo tratto. Si pedala per circa 30 minuti nei boschi e sulle ciclabili. È importante anche riempire le borracce al ristoro, perché tra poco ci sarà la lunga salita fino in cima al Plan de Corones, e se non sei riposato non arrivi in cima. Ragazzi, che dite? Maurizio, andiamo? Sì, andiamo. Salutiamo anche Ruul e Anna, che adesso ci lasciano, e noi continuiamo del nostro passo, che è un po' più lento magari del loro. E ci godiamo questa giornata. Andiamo, salutiamo Ruul, ma prima di salutare i nostri campioni delle ruote grasse vorrei ancora fare due parole con Ruul Paulissen e Anna Oberparleiter. Ruul, abbiamo parlato di quella che è stata la tua carriera, di quello che è stata la stagione 2023. Vogliamo parlare un po' dei tuoi prossimi progetti? Yeah, for next year. Il prossimo anno farò una o due gare, perché sono molto impegnato nel negozio di biciclette di Anterselva con Hannes Paluber, l'RH Racing, dove naturalmente aspetto tutti voi. Io continuerò sempre in bici, sempre cross country, qualche marathon e ovviamente anche le gare di e-bike, e ci darò sempre il mio meglio. E quello che posso fare faccio, e perché poi c'è anche il lavoro, che ho l'onore di lavorare con Ruul Paulissen e Hannes Paluber in negozio con loro, e come ha detto già Ruul, c'è sempre più lavoro e quindi noi diamo sempre il nostro meglio. Da Cima Or al 40° chilometro inizia la spettacolare ascesa al Plan de Corones. Si transita per il passo Furcia e ancora su. Quando la vegetazione si dirada vuol dire che manca poco, ma ci sono ancora strappi duri da affrontare fino alla cima a 2275 metri. Plan de Corones, arriviamo!
E siamo arrivati in cima a Plan de Corones a 2275 metri sul livello del mare. Io ho anticipato anche di qualche metro Maurizio. Maurizio, secondo me però mi hai fatto passare. Vabbè Carlo, oggi sei ospite, ti dovevo far vincere, no, gli ultimi metri. Poi consapevole anche perché se penso a quelli che fanno magari il King Marathon, che passano davanti al traguardo e gli tocca rifare l'ultimo chilometro con la curva Pantani al 24%, mi fanno un po' pena, però ho pensato che ti lascio questa gioia e ti lascio vincere oggi. È un'emozione unica arrivare in cima al Kronplatz. La vista spazia a 360 gradi sulle Dolomiti, si tocca il cielo con un dito, la soddisfazione è alle stelle. La Kronplatz King Marathon arriva proprio qui, in cima a Plan de Corones, a 2275 metri sul livello del mare. Qui non c'è solo mountain bike, c'è tanta mountain bike sicuramente, ma il Kronplatz è molto molto altro. Con me Marco Comploi, che è responsabile del Kronplatz Grant. Marco, innanzitutto parliamo del Kronplatz, questo grande comprensorio in Alto Adige che offre tantissimo per lo sport, per il trekking, ma molto molto altro. Esatto. Adesso siamo proprio direttamente nel punto centrale di tutta la nostra area turistica. Siamo al Plan de Corones in cima. Plan de Corones perché, diciamo, la leggenda narra che la principessa Dolasilla è stata incoronata direttamente in questo posto. Questo è anche il punto dove tutte le associazioni turistiche, assieme alla Kronplatz Brand, collaboriamo insieme per offrire all'ospite una vasta gamma di attrazioni, points of interest. La zona turistica del Plan de Corones contiene i paesi di San Vigilio e San Martino, la valle di Anterselva, la città di Brunico, Val d'Aura e anche Chienes. Ognuno di questi paesini ha effettivamente il suo fascino e ognuno ha anche le sue caratteristiche. Siamo molto differenti, ma ci uniamo in una vasta gamma di cose, come abbiamo già detto, come il trekking. Abbiamo i parchi naturali che sono anche patrimonio UNESCO della natura, poi abbiamo naturalmente bike, abbiamo la città, la cultura anche direttamente qui al Plan de Corones con i musei, il museo Meissner Mountain di Reinhold Meissner, abbiamo il museo Lumen, siamo anche molto differenti tra le lingue, parliamo la lingua ladina a San Vigilio e a San Martino, abbiamo la lingua tedesca e anche un po' la lingua italiana, chiaramente che siamo in Italia, e chiaramente anche in inverno abbiamo poi come comprensorio sciistico abbiamo circa 120 km di piste, 31 impianti a fune e un comprensorio che è sempre soleggiato, diciamo, è proprio una cosa che pochi hanno. Abbiamo una vasta varietà anche di piste, dalle più difficili nere alle più semplici, per ognuno abbiamo qualcosa, per le famiglie, per quelli che vogliono avere un po' più di adrenalina. E credo che siamo proprio una destinazione che porta ad ogni ospite quello che desidera. Grazie Marco. Maurizio, torniamo alla gara. Abbiamo detto due tracciati. Quali sono le differenze sostanziali? Prima volta del King Marathon, quando arriveranno qua in cima al Plan de Corones, gli toccherà riscendere fino al Furcia e rifarsi tutti gli ultimi 4 km di salita, compresa anche la curva Pantani. Nel frattempo però in discesa avranno il piacere di assaporare ancora l'ultima discesa freeride sul Furcia Trail. Dalla porta che vedete alle mie spalle inizia il Furcia Trail, l'ultimo tratto in discesa del percorso marathon. Si percorre questo tratto di bike park per poi risalire e arrivare nuovamente in cima a Plan de Corones. E qui incontro anche Alessandro Turi, che è responsabile del bike park di Plan de Corones. Esatto Carlo, la particolarità di questa gara, la Kronplatz King, è proprio quella che le discese sono in gran parte affrontate all'interno del bike park. E uno
Voi avete già affrontato il trail Piz de Plaies, adesso andiamo a vedere il secondo trail che caratterizza questa gara. Il Furcia Trail è un trail che ha una lunghezza ottimale per fare anche diverse ripetizioni all'interno della stessa giornata, è lungo poco più di 4 km e conta, pensa, 124 curve, sono curve molto fluide, spondate, adatte anche a chi non ha mai percorso un tracciato in bike park. Però, per non scontentare ovviamente nessuno, questo tracciato vede anche diverse varianti, una variante un po' più difficile e tecnica con passaggi di radici, gradoni, pietre, insomma un po' più disconnesso, e anche una jump line, la cosiddetta Crazy Bunny, che è adatta a chi ama saltare, diciamo a chi è più propenso verso il mondo dello slopestyle. Ecco. Alessandro, questa pista è adatta soprattutto sicuramente al cross country con la Kronplatzking MTB Marathon, ma anche all'enduro? Sì, certo Carlo, quest'anno abbiamo ricominciato anche con le gare di enduro e nello specifico abbiamo ospitato una tappa del circuito Enduro Tirol che vede tre tappe in tre bike park molto famosi dell'Austria e la quarta finale proprio da noi. Alessandro, noi ti lasciamo al tuo lavoro, ma anche al divertimento, perché so che adesso farai un giro di controllo. Esatto Carlo, ho la fortuna di poter collegare il lavoro e il divertimento, quindi vado perché il dovere mi chiama. Grazie Alessandro delle tue informazioni e che dire, buon lavoro ma soprattutto oggi buon divertimento. Grazie a voi e ci vediamo alla prossima Kronplatzking. Grande spettacolo e soprattutto grande divertimento con la Kronplatzking MTB Marathon, che per il 2024 prevede grandi novità, specie per il settore e-bike. Sì, ci sono delle novità, una prima assoluta mondiale direi. Diciamo una gara che è sempre stata caratterizzata per la durezza del percorso, uno dei più difficili che troviamo attualmente. E abbiamo voluto cercare di venire incontro un po' a coloro che magari sono un po' meno allenati o non hanno più occasione o la possibilità di allenarsi come una volta. Introdurremo come test event anche la possibilità di utilizzare le e-bike, però e-bike che avranno due limiti importanti. Un limite di peso complessivo di 20 kg, compreso anche la batteria e la range externa, extender, e secondo limite anche il range extender, che non potrà pesare più di 800 grammi. Questo vuol dire che chiunque parteciperà alla gara dovrà utilizzare la sua e-bike leggera in un modo eco o ridurre la potenza per arrivare al traguardo, in quanto se no non basta la batteria e la potenza anche sarà ridotta di molto. Quindi, lo ribadisco anch'io, l'appuntamento è per tutti quanti, sabato 31 agosto 2024, qui a San Vigilio di Marebbe, sul comprensorio di Plan de Corones, per la Kronplatzking MTB Marathon. Ci vediamo presto, un buon inverno, buone sciate e buon allenamento per l'anno prossimo, perché con o senza e-bike la fatica sarà garantita, altrettanto anche il divertimento. Ciao a tutti, un saluto caro a tutti i telespettatori. Assolutamente, e un saluto anche da Carlo Rosa. Si chiude qui questo speciale di MTB Gran Fondo dedicato alla Kronplatzking MTB Marathon. Io, che dire, mi sono divertito un sacco. L'appuntamento è proprio qui il 31 agosto 2024 con la Kronplatzking MTB Marathon.